Abbiamo detto che il calore è energia termica di agitazione delle particelle che entra o esce da un sistema fisico. Se questo calore entra, va ad aumentare l'agitazione termica delle particelle e quindi aumenta la temperatura del corpo, del sistema fisico. Per dare questa energia di agitazione termica, cioè per dare calore a un sistema, si può fare in due modi. O si mette a contatto con un altro sistema più caldo, o si compie un lavoro. Che vuol dire compiere un lavoro? In pratica vuol dire aumentare l'agitazione termica delle particelle del sistema in modo meccanico, cioè andare ad agire direttamente sulle particelle e aumentarne il movimento microscopico. Cominciamo col primo metodo, immaginando di volersi aldare l'acqua dentro un recipiente, mettendolo su un fornello elettrico o un fornello a gas, mettendolo in generale l'acqua all'interno di un ambiente a una temperatura più alta. Immaginiamo questo ambiente, per esempio, pieno d'aria, le cui particelle vibrano per agitazione termica, oscillano, si muovono in modo caotico e disordinato tutto intorno al recipiente e quindi bombardano di urti continui le pareti del recipiente, facendole vibrare a loro volta sempre più violentemente e poi la vibrazione si trasmette attraverso le pareti del recipiente anche all'interno, quindi queste particelle d'acqua piano piano ricevono questa energia di agitazione termica dall'esterno. La propagazione di questa energia di agitazione termica avviene quindi per urti continui che l'aria esterna, le particelle d'aria fanno contro le pareti della pentola e le pareti della pentola a loro volta fanno contro le particelle d'acqua che stanno dentro. Il passaggio di calore lo dobbiamo immaginare come questa energia termica che attraverso questi incessanti urti passa da fuori, dall'ambiente esterno all'ambiente interno, cioè all'acqua. È quindi il calore energia termica in transito, cioè che passa da un sistema a un altro. Questa energia di agitazione termica, il calore, passa sempre spontaneamente dal sistema dove l'agitazione termica è maggiore, quindi in questo caso l'aria esterna, al sistema dove l'agitazione termica è minore, quindi l'acqua. Quindi passa sempre dal sistema più caldo, che ha la maggiore temperatura, al sistema più freddo, con la temperatura più bassa. Infatti abbiamo visto che l'agitazione termica è misurata dalla temperatura. Quindi se nell'aria esterna c'è più temperatura, vuol dire che c'è più agitazione termica e attraverso gli urti questa agitazione termica si trasmette all'interno dove la temperatura è più bassa e la temperatura cresce anche all'interno, aumentando l'agitazione termica. Dunque il calore passa quando c'è un dislivello di temperatura, da un corpo a temperatura più alta a una temperatura più bassa. L'altro modo di riscaldare un corpo, abbiamo detto che è quello di compiere lavoro, cioè di esercitare un'azione meccanica sulle particelle del sistema fisico che vada ad aumentare l'agitazione termica di queste particelle. Il libro fa l'esempio della punta di un trapano che si riscalda quando buca il muro. Questo accade perché il trapano, entrando dentro al materiale, attraverso la rotazione della punta fa aumentare l'agitazione termica, cioè la vibrazione delle particelle del materiale. Un altro modo di riscaldare, in questo caso l'acqua, attraverso il lavoro, cioè attraverso un'azione meccanica, è l'esperimento del mulinello di Joule, in cui due pesi vengono lasciati cadere e fanno ruotare un mulinello con delle palette che vanno ad agitare l'acqua all'interno di questo contenitore. Le palette, ruotando dentro l'acqua, vanno a muovere le particelle d'acqua e le agitano, aumentando il loro movimento caotico, quindi ne aumentano l'energia di agitazione termica. Si tratta di un'azione meccanica, quindi di lavoro meccanico. Quindi abbiamo visto che ci sono più modi di riscaldare un sistema fisico, ma comunque tutti consistono nell'aumentare il moto caotico di agitazione termica delle particelle del sistema. Il calore somministrato è proprio questo, è l'aumento dell'agitazione termica di un sistema fisico.